Uomo del parcheggio, misterioso e labile. Ci siamo visti a Oh, Napoli perché mi dovevamo piace mangiare i sentire ramen le sushi, cioè opinioni di questo tutti. posto che si chiama Ego Sushi Bar, che tra poco vi facciamo vedere, che ha inventato, proprio ideato, i tramezushi, ovvero ha preso l'idea del tramezzino italiano, cioè lo... I tramezushi. Bisogna sperimentare. Ovviamente la prima cosa Luca, sei te devi stare liberissimo di chiuderlo zitto perché può perché ti stare. garba il sushi congelato italiano rispetto a quello Cosa? giapponese. Devi stare solo muto No, e no, non... no. Davvero, No, Luca? Non è aspetta, vero, non è aspetta. vero. Ha Vabbè. estrapolato una piccola Vabbè. frase da un discorso più Sì, ampio. sì, 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 sì. What? Preferisco quello italiano. Eccoci, no, Che poi senti il discorso diverso estrapolato, sentite, Che sentite. quello italiano sarà anche perché sono abituato, però è più affine al mio palato. Quindi sconsiglio di mangiare il sushi giapponese? Assolutamente no. Va Questo. mangiato perché è delizioso, è veramente buono. Diciamo semplicemente che laddove Delizioso. posso fare un paragone, preferisco quello italiano. Ma se tolgo le cose che ci sono in Italia e vado a mangiare cose che trovo solo in Giappone, come ad esempio le tre grassezze del salmone, le tre grassezze del tonno, otoro, ciutoro, cose che in Italia... Sì, la ventresca. Ma non gli dare retta una cazzata a questo video. Andiamo avanti. Lei non ho mai assaggiato No, no, è nessuna cosa. vero, è vero, è vero, tutte cose vere. Ora ho messo anche lo schemino per far capire Allora è l'anatomia. perfetto il video con Sì, linkato, no, scusa. Alla allora, luce di questa cosa è aspetta, perfetto. fammi fai, ascolta. Parte, e in quel caso preferisco di gran lunga quelle giapponesi perché il ciutoro è veramente qualcosa di Del ciutori, sentite, sono tutte le paroline, sono tutte le paroline, il ciutori. spettacolare, cioè non È ve lo riesco a buono il spiegare. ciutoro. Ciutaro, ciutaro, E ciutaro. l'otoro, che è quello più costoso, che ha la grassezza massima, diciamo, è buono, ma io preferisco di gran lunga il Troppo. ciutaro. Mi piace proprio sentire quel sapore e qua non l'ho mai assaggiato, purtroppo. Quindi non vi so fare un paragone, per quello solo vale tantissimo il sushi giapponese, perché ha tutti i piatti che da noi non si trovano. L'altro esempio è l'anguilla, i molluschi li posso anche saltare. Quindi proprio se devo tirare una somma perfetta, alla fine un vincitore schiacciante non c'è. La solita cosa all'Andreotti di merda. No, mi piace l'italiano perché è Filadelfia, è buono, però il giapponese. Facciamo che non c'è il vincitore. Sì, Manca perché poco. È una no, no, cazzata, Luca. È una cazzata. dipende da cosa, dipende da cosa. Se devo prendere un maki, ok, in Italia ho più varietà di maki. Se devo prendere invece un nigiri, è ovvio che è meglio il nigiri giapponese. Poi tipo io vado pazzo per l'anguilla, e l'anguilla obiettivamente a noi difficilmente riesce a mangiare una buona Luca, il anguilla fatta problema è la bene. qualità del pesce che trovi, perché la maggior parte delle volte in Italia, a meno che tu non vada a spendere soldi veri, trovi sempre sushi all you can eat. E il sushi del sushi all you can eat, ci può essere varietà, ci può essere quantità, ma la Sì, ma qualità è infatti merda. io la cosa, Volevo scusa. rispondere a questo ago che dice: ma se uno non c'ha soldi, avete ragione, infatti fate benissimo, anch'io ci vado a fare le abbottate a volte al giapponese all you can eat per Ma fare feste, certo. eccetera, ci mancherebbe. Ma dicevo a Luca per quanto riguarda la qualità, capito? Preferire un Sì, sushi no, piuttosto che l'altro, sempre quello, qualità, ci sono mancherebbe. d'accordissimo. Questo è il primo sushi in Giappone, io che rimango... Dario, ma perché te, come te È stato l'hai preso? buono. Si è messo a fuoco abbastanza, tra l'altro, in questa Vabbè, no, prendi l'altro È video. Questo qua era il primo in Giappone. Casino, macchina da vlog, non ci capivo niente. Mamma mia, No, quello è tremendo, sì. Guarda, quello è lei è un po' tremendo. stonnata. Ah, però bevicchi, eh? Guarda, lì una birrina, te la Ah, quella scoppi? qua. Come tracanna. Sì, quando ci sta, ci sta. La stai per mettere sull'obiettivo, tra No, l'altro, proprio. quando ci sta, però se guarda me la puzzi. Nel tempio dell'imperatore, però A posto. Madonna, gli occhiali schiacciafiga, quelli lì che si scuriscono, aspetta, No, è terribile, Come è terribile. si fanno gli Vai inghiottoni settantenni? avanti. Dario, ma Grazie, perché stiamo facendo reaction ai miei video? Ti Luca. Ma c'avevo un Ma po' avevi le 16 anni qua, è piccolissimo. È l'altro ieri. guarda che flex al brioza. Ghiozza questo. Guarda, questo è ghiozza. Ma Madonna. perché dobbiamo vedere queste cose? Ma cazzo mangi? Era quello di Fiero. Dai, Fiero Popo. cazzo. Guarda, come eri convinto a staccare le bacchette, Luca, perché l'avevi visto fare negli anime, negli anime. Dio lupo. Guarda. Che poi ha preso il primo viaggio in Giappone, quindi era tutto nuovo. Guarda che ghionza, inquadrati bene, Sì, ovviamente, benissimo. Eccolo, delizioso. guarda come è fiero. Guarda come è fiero. Ragazzi, ora vi sventro le fighe. Eccolo.
Allora vi presento già il proprietario, Vittorio, viene qui. Ma è poi Zeb89 come vestiti. Però il posto non sembra brutto, con gli origami rossi attaccati, no, al soffitto, è carino. Tutto quello che dobbiamo sapere del tuo sushi e perché sono venuto qua soprattutto. Perché è l'unico posto in Italia che ti fa un sushi che tu non hai mai visto. So che fai questa cosa innovativa che è il tramezushi. Che siamo venuti qui, il titolo, tutto quanto riporta a questo. Sì. Cos'è un tramezushi? Il tramezushi è un triangolo di riso che viene panato nel panco e riempito della qualunque. E mi ha detto che fai del... Vabbè, ma che sushi è? Un panino? È un panino? Sì. Pigmenti italiani. Posso dire una cosa? Che da noi il sushi tramezzino lo fanno ovunque. Infatti io l'ho mangiato più volte. Io non l'ho mai sentito, per esempio. Se davvero, quindi è diffuso? Lo fanno anche negli, strana, anche negli You Can Eat? Da me lo fanno più da sempre. Strana mai sentito. È stata il sushi kebab. A Takeshita Street. Ah beh, perché lì sì, ci sono tanti in fondo, turchi che sì lo fanno. Sì, in fondo a destra. Prende quello, sai dove c'è lo zucchero filato? Scusa Luca. Takeshita Street è lunghissima. In fondo a destra, cosa cazzo? Sì, dove fa lo zucchero filato? Dove fa lo zucchero filato? Luca, è iconico, dai. Ma quelli dove lo fanno a UFO. Poi c'è casa di Cheng. Sì, sì, esatto, il zucchero filato a UFO. Okay, tu vai sopra sulle scalette, lì fanno sushi kebab. Sì, ho capito dove dice. Ma in fondo a destra sembrava il bagno. In fondo a destra. Vabbè, in fondo a destra. Indicazione un po' generica. Aspetta, facciamolo vedere. Apriamo un'altra parente, come diceva Nino Frassi. Questo per Luca è in fondo a destra. Non si sa da che lato. Perché è iconico. Se ho capito Luca, in fondo a destra. Se la prendi dall'altro lato non è in fondo a destra. L'altro lei sta portando in giro uno scroto. Sta vedendo qua. Vabbè, andiamo avanti. Totti Candy Factory. Sì, Totti è una marca famosa in Giappone. Sì, sì, sì. No, ma non è il capitano. Non è il capitano. Allora ragazzi, quando entrate qui dentro date una respirata al posto qua dentro e ci avete il diabete automatico. Tra l'altro vi danno anche il cotton candy, cioè lo zucchero filato, appunto. Quindi a me ve lo cura. Nelle bustine, cioè ti danno le bustine da portarti in giro di zucchero filato. Ma capito, ma è una genkidama, ma è gigantesco. Cioè, si muove, dopo diventa... Ma poi diventa lo zucchero filato... Un UFO. Sì, ma poi lo zucchero filato stucca dopo tre morsi, non so, la gente come si fa. Ma perché praticamente in questa strada... È un casino. In questa strada che si chiama Takeshita Street, che si trova ad Harajuku, nel quartiere Harajuku, è famosa e rinomata per le mode giovanili e soprattutto per queste mode passeggere che infestano Tokyo una volta ogni tanto, no? Vanno... sia a periodi, e le Takeshita Girl, no, mangaka, sapere che si vestono tutte o gothic lolita oppure con questi vestiti da bambola ottocentesca, tutta super esagerata. Mie sorelle, tutte mie sorelle. Sì, vabbè, tutte tue sorelle praticamente sono fissa, cioè devono per forza consumare dolci, dolciumi, dolcetti in questa Takeshita Street per essere alla moda, no? E quindi c'è il cotton candy, c'è le crepe, in fondo proprio c'è le crepe. Tra l'altro io quelle crepe io le sconsiglio sempre perché non sanno di niente. Te ci puoi mettere quello che ti pare, pezzi, addirittura c'è la crepe con tre fette di cheesecake dentro, è incredibile. Gli dai un morso, tra l'altro ci sono le ricostruzioni in cera tutte fuori, gli dai un morso, non sanno di una sega, niente, che tu ci metta la crema. Ma è possibile? L'unica che sa di qualcosa è quella, la Nutella, perché c'è la Nutella, è impossibile, non è... basta, perché c'hanno la Nutella anche in Giappone, basta. Free Wi-Fi dice, no, io volevo prendere una... Ora parla, non so se parla proprio così Free Wi-Fi, però... no, io volevo prendere una crema. Un po' come Dybala. Mi fanno gola. Adesso, se vuoi prendila, però t'avverto, non sanno di niente. No, però come fanno a non sapere di niente? Guarda, le banane, il gelato. No, sto esagerando. È sempre di più. Le fette del cheesecake hanno riprese una con dentro qualsiasi cosa. Gli dette un morso. Nulla. E poi mi ragione, non sanno niente. Intanto la broda che gli colava dalla bocca. Vabbè, sui vestiti da 6.000 euro a pezzetto. Va bene, andiamo avanti. Comunque questo è... buco nero di sapore. Ecco, c'è questa roba qui che... guarda cosa fanno una volta che hanno formato l'UFO, Mamma. Madonna del Dio. No, no, aspetta. Ci mangia una famiglia. Ma anche da portare, è molto comodo, cioè. Sì, sì. Cioè, arriva un velo di vento. Ma cazzo vai con sto coso in giro?
Questa è uscita Street, vai, fai scena, no? Eccola qua, spari le pose, come si dice due ore. Questo è White People Happy, come direbbe. Mamma mia, cos'è? Ma ti prego. No, ti prego, è troppo. No, allora tu tutto fa. Aspetta, che bello però, cazzo. Vediamo le crepe, aspetta. Mario da Marion, mi pare. Marion è quella più famosa, aspetta. Marion. Ecco, un milione di video al giorno, sti video non l'ho mai visti, Dio Madonna. Madonna, Fri, ti ricordi quando eravamo qua? Ti ricordi quando eravamo? Noi eravamo esattamente qua, Fri, incazzati come belve, pronti a distruggere il karaoke che incontravamo sul nostro cammino. Eravamo più giovani, eravamo più energici, ma la voglia c'è ancora, Fri. Torniamo a distruggere tutto, per favore. Torniamo a farci denunciare, ti prego. Al più presto. Non penso. Eccole qua. Free Wi-Fi era davanti alla vetrina, così che controllava soldi perché tirchio me la merda. No. Eccole, guarda. Voglio la crepe da Supreme. Dai, ma come fare a non sapere niente? Terribile. Dai, quella lì congelato. Io portavo. Sì. Ecco, ti dai un morso. Madonna, che bello. Sì, ma dai, sono bello. Sono come tutte le cose non in Giappone. Sceniche bellissime, ma in sapore. Sono veramente Ma e perché allora tutti vanno lì a mangiarle? Perché va molto di moda. Va molto di moda. Scena. Sì. Fa molto di moda. Ma nei parchi a tema la roba alzata in cazzo. È instagrammabile, esatto, questa è una cosa importante che Luca ci siamo scordati di dire, che loro ovviamente, vero, essendo alla moda, spammano su Instagram queste stronzate. Questo ci è mai passato, Luca? Sì, penso di sì. Aspetta, a parte lei. Cavi Monster non ci sono mai entrato, purtroppo. Uba. Mai. Però ci sarebbe voluto un danno, non l'ho mai fatto. Io alla sono fine. Stato una volta, ma anche qua, tutta roba mega scenica, coloratissima, e poi per niente. Sì, sì, per Instagram e via. Ma già che ci sono, non possono farle anche buone? Cioè, questo... No, in Giappone questa politica viene attuata solamente per alcuni sport. Ok. Vai veramente, mangia tanto, secondo me, mangia tanto e mangia in maniera non tradizionale, però come mangiano loro, devi andare a una bella izakaya. Sai cosa c'è lì buono di dolce? I waffle. Sì, ho capito, ma li trovi anche qui, capito Luca? Che cos'è? No, i waffle, sì, quelli grossi, insomma. Ti ricordi dove c'era il negozio, quello che vendeva solo i preservativi nell'incrocio, che però lo buttavo giù? Eccoci, queste sono le izakaya, ragazzi, sono tipo delle trattorie marce. Ovviamente c'hanno gli yakitori a diritto, sono gli spiedini. Oh my god. Puliti. No, puliti, fanno caldo. Puliti. Ma che puliti, mangia anche gli ani. Cioè, veramente, trembuchi di culo ti fanno mangiare, ma veramente. Guarda bello lui fiero, mi fa guarda come che traganna. Beh, vedi, le cosce davanti. Non sembra neanche così marcia come... No, ci vede la salsina. Ma poi l'atmosfera, ti posso assicurare, Mattia, è proprio unica. Cioè unica. Soprattutto Madonna. Quelle al sud, a Kyoto, che sono immense. C'è un'atmosfera, poi se becchi anche il gruppo di industriali, magari che di Salaryman, bravo, scusami Free, che si mettono a conversare con te, a chiacchierare con te, è veramente strabello. Boh, pensavo stessi per dire un'altra cosa, infatti dicevo... No, mai fatto. Tipo quelli che ci hanno offerto il sake. Ma erano Salaryman quelli lì, comunque. E insomma, veramente, sono veramente belle serate di condivisione. Va bene. Ah, il melon pan. Che cazzo è? Ma cos'è sto pagnotto? È zuccherato, tutto dolce, molto dolce. Lo chiamano melon pan perché praticamente loro hanno un modo di tagliare il melone unico. Vi faccio vedere, vi do un po' di contesto. Vi faccio vedere come tagliano. Aspetta. A dadoni, capito? Aspetti. No, in Giappone utilizzano una tecnica che fanno rimanere i dadoni attaccati alla buccia, no? Quindi te vai a staccare i dadoni per mangiarli. E del melon pan è così perché assomiglia proprio a quel taglio. No, non mangiatemi! Vabbè, bella questa. Gli uomini con i polpacci più potenti del mondo. Cazzo. Io dico sempre che questa è la versione giapponese della nostra gondola. 300 sì. euro te fai il giro d'ore. Sì, è un bel parallelismo. Sì, sì. Dorayaki, sì. Buoni, tra l'altro, se li trovi buoni. Sì.
Poi Luca, andiamo, cosa... andiamo fatti con la Svet. Luca, quali sono i tuoi belli? Ma guarda, falli in casa, tanto è semplice, ti diverti anche come pazzi. Il mio dolce preferito è il taiyaki. Dai, taiyaki, buonissimo, con la crema. La forma di pesciolino? Madonna. Yes. Vabbè, qui aspetta, metto, c'era il secondo melon pan migliore del mondo, c'era la crema di fagioli rossi. Esatto. Lost in Tokyo, abbiate pazienza. Mi spammicchia un po'. Qui c'è il taiyaki. Eccolo, guarda che bello. E siccome c'è tanta fila, perché qui in particolare, ma è famoso perché effettivamente lo fanno qua. Luca lo fanno strabuono, non so se l'hai provato. È uno dei migliori. In una traversa della Uotesando, Crampolo. Ah, ok. No, qua non penso essere mai stato lì. Questo negozietto ha addirittura i soldi per comprare la licenza dei Pokémon, perché c'è il copyright qui sotto, e fare i tagliati brandizzati Pokémon. C'hai soldi allora questi? C'è crema e cioccolato. Che io prontamente prenderò. Cazzo, sei andato a guardare. Ora guardo il sandwich che sta scammando da me. Perché mi tiravo. Facile, ecco. C'era soltanto crema o cioccolata, ecco. Visto che Dario voleva la crema. Ho preso Magikarp. Ovviamente. Come sono i tagliacchi? Straboni, questi sono buoni davvero. Pazzeschi. Questi sono davvero pazzeschi. Quelli non sono mai riuscito a provare. Quell'amaro di sottofondo, pazzeschi. Tipo di sottofondo, l'amaro di sottofondo dei monitor. Di sottofondo. Ma dove? Che avevo avuto prima l'amaro. Oh, madonna, mamma mia. Direi di iniziare a mangiare cosa abbiamo. Iniziamo col super classico Tiger Roll, gambero fritto, salmone. Il super classico, il Tiger Roll, il super classico. Cioè, è proprio una cosa imprescindibile in Giappone, il Tiger Roll, il super classico. È la versione sushi della pizza con l'ananas. Andiamo avanti. Sopra, maionese all'interno, insalata, giusto? Classico maionese all'interno. Classicone, se vai da giro, Ono, subito, la prima sentita è quella. Sì. Il pesce è bello cicciotto, che però si scioglie. Bello. Classico sapore, che poi il colore del pesce, del salmone, è uguale a tutti i salmoni di tutti gli okinit del mondo. C'è, cioè, quel colore lì fluorescente. Arancione. Sembra un Monster in my pocket. Secondo me c'è un fornitore. Sì, è molto meno rosso. Sì, c'è niente. Andiamo avanti comunque. Già rivisto, già preso, ma veramente, veramente buono. Complimenti. Però io direi, ora abbiamo altri due, questo classicismo, chiamiamolo così. Classicismo. Per passare, vedrai, io già so. Fortuna che doveva essere classico. Questo siamo di classico fronte. Classico giapponese. Qui siamo di fronte al king dei classici, è proprio al masterpiece. Roba è. Ci hanno calato probabilmente, non lo so. Vediamo. Come ti dice che c'è sta dentro? Ma sembra dei pasticcini, sembra che c'è solo zucchero a velo. Pietro Pomo scrive neoclassico, certo, questo è neoclassico, assolutamente. Sembra il granulato della San Montana, non so se avete presente. con la marena. Sì. Pistacchio, viene panata. Pistacchio di bronte. Che poi magari sono anche buone queste robe qui, non dico perché comunque. Sì, cross di pistacchio, tartare di salmone, salsa di riacca e peperosa, buttano via. Come innovazione e sperimentazione, non come il classico. Sì, dite che sono classici, dite che sono sperimentazioni, no, le sperimentazioni me la collo volentieri, sì, cioè, sì, mancherebbe sì, prova tutto. La faccio rugata, questa è un attimo di napoletano. Che è tipica espressione giapponese. In tempo pure sembra interessante come idea. Pistacchio fritto, nonna. Mai provato lo zenzero in tempo? Mangiano come andare e si spunnano. Madonna, però, scusa, io credo che sia una DV questa roba, ma è una DV veramente super fake, cioè momenti, infatti. Io mi sono perso questo, è meglio se non te lo perdi questo, ti dico la verità. Madonna, ragazzi, è un po' meno. Io mi sono perso questo. Meglio non te lo perdi. Vabbè, io vado, Qua. Che meraviglia, vabbè, questo putondo. Vabbè, io vado, torna subito. Io non so perdi. Torno subito, ragazzi. Vabbè. Qui arriviamo già a un livello superiore. Qua arriva quello strano. Il top. Questi non erano esattamente alla top. Strani, raga. Va bene, vediamo. Sperimenta, ci sta. Sì. Infatti non l'ho detto, volevo sapere cosa ne pensavate. Parmigiano. Io li mangerei. Carbonara, Nerano. C'è la lasagna.
Non l'abbiamo nominato prima, ah, però te lo dico così. Allora ne manca un altro. E poi manca anche... Sushi e lasagna. Di cosa stiamo facendo? Ma come? Lasagna con la bolognese. Ma è un pochino... Ma allora, senti, secondo me... Allora, ti posso dire una cosa? Secondo me i giapponesi, se fai una roba di italiani in Giappone, così secondo me ti ci vengono a provarlo. Si incuriosiscono a vedere queste variazioni folli. Dici? Però ma questo sono interessanti italiani che lo mangiamo in Italia, dici? Si chiama fusion questa cucina, forse secondo me è un po' troppo forte così. Sì, cioè troppo fusion. Bravo, secondo me vuoi dare un messaggio forte. Secondo me ma il messaggio forte di cosa? Non è la guerra in Siria. Vabbè, vabbè, comunque aspetta, comunque secondo me è un po' si tradisce veramente tanto, cioè è quando te tradisci talmente tanto che vai veramente a perdere la ricetta di base, boh, allora cosa fondi a fare, non lo so. Ah, ok. Però forse un po', cioè vederlo così un po' tantino, eh. Io non ce la farei, devo essere onesto. La besciamella è strana, eh. Come Luca te la besciamella su sushi, boh. Non ce la farei io con la carne così. Me sento io, già... io per curiosità lo proverei, a parte che mi dà un po' fastidio l'alga, mi è sempre dato fastidio, però lo proverei per curiosità, però veramente così ragazzi non è più, è più un boh, non so nemmeno come definirlo, cioè. Non lo so, è strano, è una roba nuova era i sani con riso, tra idea la forma del sushi per fare proprio da isca, diciamo, quello che lo caramellano, ma dai. Ha detto Dio cane? Sì, no. Ha detto Dio cane? Sì, sì, sì. Oh, aspetta, aspetta. La besciamella. Adesso andiamo anche a bruciacchiare. Ah, la bruciacchiare. Aspetta, ok, ho capito. Forse l'ho interpretato. Ah, ci ha messo su tipo il parmigiano? Sì, sembrava pecorino. No, ragazzi, ma non è sushi, ma non è sushi questa roba qua. È la lasagna quella. Dai. Cioè, è praticamente una lasagna con riso. Esatto. È roba italiana con i sushi, ma non è sushi. Una sera con il birrino, questo ma dov'è il pesce qua? Ragù alla bolognese, besciamella e sugo di pomodoro, vabbè, ma non è sushi, ma non... sembra rigozzato questo qui, dai, vabbè, c'ha la forma, a parte... quello che interessa è la forma, una lasagna a forma di sushi, capito? È l'idea. L'aspetto però non è sushi, non... è solamente boh, vabbè, non... è una lasagna con riso, cioè. Mentre questa è la genovese con la monta troppo fuori, secondo me. Sì, è un supplì, è un mini supplì, secondo me. Ma è vero, è un mini supplì con un'alga nel mezzo a rompere i coglioni che fanno che fa la merda. Cioè, che non ci incastra nulla, Dio mio. Sopra e pecorino. Andiamo prima. Cioè l'unica cosa che hanno mutuato dal sushi è il fatto di arrotolare, no? Con il bambù e tagliare quella roba lì, però. Sì, ho capito, però. Insomma, il riso magari vorrei sapere se è il riso del sushi oppure se è diverso, perché sì. Ci va l'aceto di riso e quanto ce l'hanno messo, perché vero, comunque è poi è come se fai un piatto di, cioè fai tipo il riso pressato circolare, ci metti sopra il sushi e lo tagli a pizza. Che riso del sushi è condito, qua non sappiamo se è condito o no, che sapore c'ha quel riso, quindi... Comunque c'è Vivi Giappone che ha commentato e ha scritto: mannaggia il cazzo, beh, stai tranquillo Davide, veramente. Cioè, veramente. No dai, questo è proprio brutto, è finito. Questo sembra gli ultimi quattro pezzi che veramente a casa stai male. No, c'è sulla sottiletta craft. A me ricorda la consistenza, la rigozzata della mia mini quando mangia troppi croccantini tutti di fila. È vero, c'è cioè quell'aspetto lì. È la rifatta giapponese. Scagli di provolone, ma io queste robe le mangerei comunque. Questi bocconcini, tipo, no? Sti mini, okay. Cioè, sono tutti cazzo, gambero scottato. Cioè, sono tutti ingredienti buoni. Poi laggiù, figurati il provolone, il gambero scottato, le zucchine. Figurati se in quelle zone c'è una roba il buona. Il punto è che sono tutti abbinati con quel cazzo di riso e l'alga, tutti. Quindi praticamente devono tutti quanti quagliare con quell'ingrediente lì per forza. Perché dove lo butti dentro, se no cosa fai? Il nigiri col pezzo di zucchina sopra? No, l'interno non c'è un cazzo. Secondo me questo è l'unico che può essere forse chiamato tale perché c'è il pesce di mezzo. Secondo me hanno sfruttato il nome, diciamo il grande boom del sushi che c'è ora in Italia da qualche anno, e hanno fatto questa manovra di marketing dove hanno fatto il tramezushi, il sushi l'italiana, la lasagna eccetera, per
realtà vendere dei bocconcini con buoni ingredienti, con buoni abbinamenti, e così a tipo finger food, cioè un finger food furbo, via, insomma. Quindi dici sfruttano il nome del sushi, che tanto che sanno che vende. Però certo, diciamo che il riso dovrebbe fare da collante, però secondo me non tutti gli ingredienti ci stanno bene insieme. Tipo la lasagna col riso, ma onestamente non è che... Capito. Ancora, ancora. Guarda, tormentone, noi ci rompiamo il cazzo dopo una settimana dei nostri meme, lui già due volte in 10 secondi. Andiamo, andiamo. Per la prima volta nella storia, la pasta ma... e patate è un giapponese. Però a me ste robe garbano, madonna, la provola, io la provola e le patate me le metterei nel buco del culo insieme, cioè veramente la cosa più buona del mondo. Dai, patate e formaggio, io ci mangerei anche una zotta, Dio buono, succerei anche un cavolo, anche quello, anche senso. Però insomma, comunque, ci mangerei qualsiasi cosa, veramente top. Dicevi, scusa Victor? No, diciamo, ma questo posto è a Napoli, Milano, non ho capito. Pozzuoli, Napoli. Pozzuoli, Napoli, ok, non è molto raggiungibile. Nel Campano, buonissimo. Questo secondo me è l'unico che ci sta bene, stanno i polpi. E i polpetti. Questo è molto fusion, secondo me, questo è molto fusion. Questo sì, perfetto. Ci hanno messo il panco. Cos'è il panco? Dei crostini. Il panko è un tipo di pan grattato giapponese, no, sopra. Ah, okay. È quello lì che vedi sopra, quello lì. Però, okay. Pan vuol dire sempre pane. Quando senti pan è sempre pane. Ok. Non l'avresti mai detto, però, eppure... No, perché arriva dal portoghese. Quando sono arrivati in Giappone hanno portato anche la parola, quindi usano la nostra parola europea. E anche la tempura, no? Viene dal portoghese. Questi me li mangerei adesso, Cristo. Aspetta, vivi in Giappone? Comunque, per controbilanciare, ultimamente in Giappone va di moda il maritozzo e li stanno facendo con le peggio cazzate dentro. Il cazzato! Bellissimo, ma infatti non si può andare a aprire una bella frateria in Giappone, belli frati. Aspetta, ora ti faccio vedere io. Ora ti faccio dei frati alla Livorno. Maglioneria, no, sì, va bene. Aspetta, frati arancini grigio col pesce dentro. Frati, secondo me, guarda che è una roba. Vediamo se ti... Madonna santa, guardate che Madonna fieri. Diventi miliardario. Senti, se lui. Bocca a fare un po' di mangiarino buono. Vorrei ringraziare la signora Laura, che è la mamma del mio grande amico. Mi ha fatto una Livornese. Ha fatto tutto questo bel lavoro con questo bel ambientino. Mi raccomando, il latte non deve essere freddo di frigo. Se non c'è. Ma quello là che è stucco? Lievito e latte, come dice il nostro maestro, il bocca. Mi raccomando, non fresco di frigo, perché se no non va bene. Mi raccomando, ricordo tutto il dettaglio. Ma quello io ce lo vedo dentro le vene, che si indurisce. Ne ha messo un po' tanto, in effetti. Una pavolettina, praticamente. La farina è troppo secchina, ci aggiungete un po' di latte, questa ricetta che va bene. Non lo sapevo, guarda, non lo sapevo. Dove è venuta morbida? Ci fate una pallettina, deve venire bella omogenea. No, questa è una bella omogenea, questa è livornese proprio strascinata. Bella omogenea. La gente. Non diventa male dopo. Ci siamo uguali. Corcare dietro. Chiamate l'usle subito. Una bella pallettina che noi andremo a far lievitare al caldo. Recipiente, la tappate con cencino. Ma che bella, sembra il gas. La tappate con un cencino, è un panno. Un cencino, è un panno. Prendiamo i 500 grammi di farina, ci mettiamo dentro due uova, un pizzico di sale, che nella ricetta, negli ingredienti, mi sembra di non avervelo detto, ve lo dico ora. Poi, professore, ottima ricetta, super professionale. Comunque, tu sei ricetta fino a quel punto e arrivi che lui non te la tiene ingredienti. Bravo, dito. Il zucchero, non so se ve l'avete detto, ve lo dico ora. 50 grammi, ma ancora, cioè continua per ora. Sto arrivato fino qua. Crick medio di Giorgione, dicono. Un cucchiaio di essenza. Ho sbagliato tutto. Il nostro burro. Boh, è un panetto, c'è una mezza. Vabbè. Ma che cazzo? Sì, praticamente è un panetto di burro fritto. Il burro, lo sentite, i pezzi più grossi le sciogliete bene con le mani di prima.
L'altro si sta, sembra che scorregge, sta sì, sta continuando a morire. Cioè, tenete una idea, cioè, sta scureggiando Plutonio da due ore, cioè, non ce la può più, muoio. Oh, guarda, quello è panetto, però, bello. Buono, è bello. Sì, sembra il culo d'Agnese, poi è perfetto. Sta ma è per 100 persone. No, ne basta un'altra, non serve. Vabbè, comunque andiamo avanti. Quello per i frati che si mangiano, ecco. I a Livorno sono leggermente più grossi, ce n'avevo altri, ho preso questo video. Ma che avanti, ma scusa, che vuol dire? Scusa, ma devi fare il video per la ricetta dei frati, non pigli il coso per fa frati e pigli perché... Sta caderci il piede del carrello da spesa. Sì, sembra tipo una cosa da skate. Sì. Ce n'avevo altri, ho preso questo lì. Verranno un po' più piccini, ma spero di uguale bontà. Ma spero uguale bontà. Cioè, tutto staccato. Ha iniziato a fare. Ecco fatto. Buone, mamma mia, ma li faceva sempre la mia mamma. Poi buttava anche i tondini, venivano le sferettine così da mangiare per non buttare via niente. Con quelli che, li livornesi che si pigliano all'antica friggitoria, che è il posto secondo me dove li fanno più buoni a Livorno, sono così, sono bombaroni così, boh, straboni, 1,50 euro. Non avete finito. No, 1 euro, mi ricordo un po'. Quanti se ne possono mangiare? Sì, di solito stanno su 1,20. In che senso, Luca, quanti se ne possono mangiare? Prima che stai male, quante ne puoi mangiare? Vabbè, 2 o 3? Cioè, calcolo scientifico. Diciamo un paio. 5. No, che perché, 5? Perché lui ne faceva tipo 50. Non capivo. Sono piccolini questi. È il prezzo di un infarto. Quindi non è venuta. E si incassa adesso. Una cosa un po' più grossina. Perché ci deve avere circa 12. Dice, ma è il triplo tipo. Cos'è che dice? Deve averci? Sa un bicchiere, un po' una cosa un po' più grossina. Perché ci deve avere circa 12 centimetri di circonferenza. Sti frati, capito? E non c'è il buco. E che potrei sembrare? È il doppio di quello che ho fatto prima. Se sei incazzato. Un coltellino, andate a occhio. Una d'occhio no, mia. Il buco lo taglia lui. Un grande. Secondo me questa è la misura giusta. Questo un chirurgo. Ma lui è un mito comunque. Ma quanti ne ha fatti i video? Questo è il 114esimo. Ne ha fatti un botto. Allora le tappiamo e devono rimanere così per una mezz'oretta. Eccoci arrivati al dunque, i nostri. Ma è cario, guarda come si è cariato. Che deve fringere. I frati sono pronti. Si sono abbastanza. Hanno abbastanza abitato. Qualcuno sì, qualcuno no. Se non tutte le ciambelle riescano a quel buco. Vabbè, questa vita è tremenda. Tremenda. Dopo 2 o 3 minuti. È una miseria. No, ma poi è bello Luca quando lo tuffi nello zucchero. Cioè, quello praticamente lo prendi e lo tuffi nello zucchero. Ma fare il bombolo. Sono le frittelle che fanno le giostre di solito. Bravo, bravo, gli assomiglia. Vero. Sì, infatti si consuma spesso durante il carnevale, alle sagre. Ha preso un bel cori. Sembra Ringo Boys, eh? Sembra Ringo Boys, no, questa non ho capito nemmeno. Ringo Boys. No. Ma che aspetta, fammi fare una ricerca. Cosa vuol dire sembra Ringo Boys? Tu e anche tu. Che agli amici ci credi. Così è così. Si molleranno tantissimo. Aspetta, il traventino sushi. Ma vabbè. Hai guardato come l'ha ammiccato l'amico col Ringo? Aspetta, voglio vedere cos'è sta roba. Ma c'è una tensione omoerotica qui dentro, pazzesco. Rai. Che bello il cappello di Pippo. Che cazzo? Ah, ecco, Ringo vedi Parisi, merenda ufficiale dei Ringo Boys. Guarda perché brucia, porta via le mani. Sai quante ne mangiava Mattia prima di andare a scuola? Che ha detto? Brucia, porta via le mani. Brucia, porta. Perché quando li inzuppi nel latte ti lasciano tipo uno strato di olio sopra che... Brucia, porta. Senti. Io alla vostra salute non lo mangio perché brucia, porta via le mani. Ci vogliono ci do una bella soffiatina. Niente di star porta il bocca, non la buttata di fuori nemmeno voi, no. Vai, questa ricetta è leggermente più marinaio. Sì, è molto portuale. La prima volta, la seconda volta, la terza volta ci vuole un po' friggere, mettere, si ammazzi.
vi consiglio di alzarvi la mattina presto per mangiare il pomeriggio. Con questo vi saluto e vi mando un bacio. Sono spaghetti giapponesi di grano saraceno. Ci avvolgiamo gli spaghetti in no fuori. Vabbè, ma cos'è sta roba? Che cazzo sto vedendo? Ma no, siamo buttata lì così, no, che cazzo. Per me è la figata più grossa di tutte questa. No, ecco. Ma cosa sono dei nidi tipo di pasta? Tanto quella si chiama salsa carbo. Non so cosa sia quella salsa. A me sembra la giardia, a dire il vero, però vabbè. Sì, è per dare l'idea della carbonara. Il pepe. Tu sei già ubriaco di sushi. Ti dico. Non ci credo, lui sta a morire come me oggi. Perché la carbocrema si chiama, scusa. Mi fido. Ma dov'è il sushi qua? Cos'è? Questo è un piatto di pasta fritta, spaghetti giapponesi. Ah, per quello, vabbè. Sì. Eccoli tra mezzusci. No, vediamo sti cazzi tra mezzusci. Quindi diventa un quadratino, poi ci mettiamo il riso sushi sopra e poi lo tagliamo a triangolino. Oh, porca troia. Ok. No, vabbè. È una scammata. Poi fritto, ovviamente, ci mancherebbe altro. Madonna. Fritti che mai. E ora come li riempiamo? Io l'ho mangiata sta roba qua, cioè. Sì, ma noi dove li fanno da noi non li fanno fritti con la tempura. No, sì, no. Mangiati no. Con la tempura, boh. No, ma raga, però, ma che cazzo di... Ma cosa c'entra il sushi sta roba, cioè? No, da noi quando fanno il sushi tramezzino è esattamente il sushi con... Ma no, io avevo provato a Torino, lo facevano. Però non è così quello che facevano a Torino. Però mangiate in un posto così. Ma veramente? Aspetta, lo cerco, va. Forse zushi, c'è ancora un po' di fame. Ma allora, senti, io posso capire anche il Philadelphia, no? Perché comunque quello è fusion, cioè quello è proprio fusion. Sì, sì, mette... Però questo non è nemmeno, questo non è fusion, questa è una cosa è un panino praticamente, dai, un panino. Geometricamente mangiabile. Ma il punto è che se la sera vuoi uscire, cioè vai una volta qua, ma poi non è che ci arrivai. Io vado ora giapponese o vado a mangiare la carbonara. Boh. E quando voglio tutte e due qua. A meno che non dà stupefazione. Ma c'è la tempura sopra, vedi? Sì, sì, c'è. Sì, però provi la curiosità, vedi che è una robina a malapena, cioè non è sta roba che... Vorrei capire due cose. Quanto costa sta roba? Perché mi sono un po' costa. Già, Vivi Giappone sì. Dice no, perché cioè dovete sapere che è cazzato nero oggi Davide, sapere che io magari intervisto i giapponesi che fanno la pizza perfetta e mi trovo commenti di gente che rompe i coglioni. Lo so. Che poi la stessa che magari mangia queste no, perché c'è cose. gente che ha intervistato Davide, per esempio, c'ha proprio il diploma preso a Napoli, c'è capito? Di Mastro Pizzaiolo, c'è gente seria, non è gente imbecille. Che c'hanno anche, fanno delle pizze strabone, però c'è gente delle pizze a Napoli, ho capito, ma se hanno imparato a Napoli a farla, poverini, ma scusa, che devono fare? Vabbè, pizzaiolo giapponesi seri, ha scritto Davide, seri. Ho letto Vivi io. Benvenuti a Vivi Giappone. Ci troviamo eccolo. Da Giappone. Avevo capito un'altra cosa. Una pizzeria qui a Sendai, bellissima, dove il pizzaiolo è un giapponese. Qui abbiamo il nostro napoletano di fiducia, una non napoletana di fiducia. Ed ecco il nostro pizza. Guarda com'è bello. No, dimmi che c'ha la maglia del Napoli. Aspetta, sì, c'ha la maglia del Napoli. Che poi col forno a legna, cioè in Giappone un forno a legna non lo vedi. Direttamente da Napoli vengono. Sì, sì. Ha fatto solo col cornicione, proprio fatta bene. Ma che roba, ma dai, è un grande questo. Luca, ha visto l'occhio a mandorla, ha perso la testa, ha perso completamente la testa. Sì, totale. C'è la passione, quando c'è il cuore nelle cose si vede. Vabbè, torna dopo. Basato. Ah, non è imparato a Napoli. C'è una voglia di una cazzo di pizza napoletana che ha bufala. Me la borgo intorno al cazzo. Vedi, tranquillo, ma guarda come la gira bene. È fatta, tira fuori. C'ha la tecnica, vedi? È diventato anche un mastro pizzaiolo, Luca, incredibile. Bella alveolata. Luca, guarda cosa ti faccio vedere ora. No, vabbè, buonanotte, questo cazzo. Vabbè, ma lui è Dio. Mamma. Tu l'hai mangiato, Luca?
Ma che cazzo, ci vuole 6 mesi d'attesa. No, ora gli stranieri non possono più andare. Sarà la legge l'anno scorso. No, c'aveva 3 stelle Michelin e gliel'hanno decurtate tutte proprio perché non fa più entrare stranieri. E dice che non è più inclusivo e quindi via le 3 stelle Michelin. Allora si va dal figlio che ce l'ha. È buono figlio, uguale. È il figlio. Gira. Sembra molto autoritario comunque questo signore. Cioè, molto. Molto autoritario. Cioè, che non fa entrare gli stranieri. Luca, descrivimi un po' le mani di Girono. Le mani di Girono sono semplicemente sapienti. Conoscono non solo ciò che toccano, ma sanno già cosa andranno a fare. Secondo te l'ha sgrillettata la sua moglie? Beh, sappiamo che ci sono sempre stati uomini forti che poi con le mogli non si sono comportati bene. Prendi Albert, cioè sono stati tanti, quindi chi è Albert? Einstein. Ma non è il tuo nonno, cioè Albert. Fratello. Un caffè ieri con nome di battesimo. Basta, questo travezzuccio mi ha rotto gli ori. Tanto era arrivato, era qui. Sì, era vero. Vabbè.